gattini fanno molto dottore, si cavano queste linguette qui, di qua e di là, si tira via la cupola. Una volta tolto questo, il filtro è già venuto fuori. Ok, è passata un'ora dopo che sono riuscito a spostare tutte le robe che dovevo fare. Ora siamo pronti a sostituire i filtri, sono esattamente uguali, sto notando molto bene. Questo è il nuovo, non quello che ho buttato per terra. Questo qui. Vediamo intanto se c'è un verso. Il verso dovrebbe essere questo. Allora, prima di spurgare l'olio, ho ricoperto con la carta stagnola Ducati, originale Ducati, potete trovarla presso i centri autorizzati. Lo scarico perché, direte perché, mantenere fresca la marmitta. No, perché hanno messo lo scarico e il filtro dell'olio proprio sotto la marmitta, sopra la marmitta, quindi è molto probabile bruciarla. Poi dopo quando accendete il motore c'è quella posta di schifo, che non è il massimo. Quindi vediamo se così funziona. Vediamo se riusciamo. Brugoloni. Non so qual è, ma tanto cercate da soli. Ok, comincia a fluire. Come voleva si dimostrare, avrebbe sporcato tutta la marmitta. Ricordatevi che per l'ambiente dopo dovete portarlo in un posto autorizzato. Con questa chiave da filtro poi incominciate a svitare, indovinate un po' che cosa, che fa un po' schifo. Ora sono fatta pestare. Ma non dire ce la faccio. Funziona come il porco! Però io non sono neanche capacissimo, perché la tenuta mi sa chiusa e poi aperta in questo modo, perché così funziona, vedo. Quindi tutta chiusa, poi quando apri fa così e tiene. Questa è l'esperienza di 10 minuti, con questa esperienza mia di 10 minuti posso quasi insegnarlo. Ragazzi, sto avvitando, fate finta che non abbia fatto niente. Se mi inquadro un po' anch'io, ok, botta di ascolti in questo momento. Una cosa che non tutti fanno è quella di lubrificare leggermente il filtro dell'olio, cioè la guarnizione del filtro dell'olio, prima di inserirla, cosa che io farò perché l'ho visto su Affare Quattro Ruote. Qui ce ne sono due, ma è simile, penso, il concetto. E l'applicazione, bisogna svitare questo e pulire con benzina o soffiando questo filtrino aggiuntivo dell'olio, immagino sempre. Ed è una cosa che molti dimenticano. Allora, con la chiave del 21, anche se non adoro specificare le chiavi, non per altro perché non le conosco, quindi sta uscendo altro
olio. Continuo a svitare. Speriamo di non farla cadere stavolta. Guardate quanta roba sta venendo via. Che bel filtrone. Ecco, questo ce lo saremmo dimenticati, eh. Se non avessi letto tutto il libro della manutenzione Ducati. Fondamentale, come contenitore del carburante, del lubrificante per pulire questo filtro, è un Flut. C'è chi lo fa con un classico bicchiere di plastica, ma dopo va alla metà. Cioè, col Flut, ragazzi, rende il doppio, ve lo dico proprio in maniera molto, molto onesta. Veramente spacca col Flut. Ora vado a soffiare al compressore. Pulito e l'ho rimesso. Allora, io per essere sicuro di inserire sempre bene il filetto, che qui è grande non si rischia, ma io essendo un po' più elettronico che meccanico, come potete notare, giro sempre la vite nel verso per svitarlo. Quando sento che si infila il filetto, dopodiché comincio a tirare nel verso giusto. Dell'olio e la prima tanichetta dell'olio Ducati Motors. Ricordatevi, quando fate il cambio dell'olio, se non volete subito stare a riabboccare, a rabboccare dopo, non a riabboccare, a rabboccare dopo 3 secondi, dovete riempire un po' il filtro. Allora, come dicevo prima, oltre a riempire il filtro, sbrodolatelo un attimo attorno in modo tale che dopo col ditino frottete, bagnando un attimo la guarnizione. Non so bene a cosa serve, però c'è chi dice di farla in questo modo, così. Tac, mi ha un colore completamente diverso. Direi che ha fatto il suo compito. Poi non è che abbia fatto miliardi di chilometri, in un anno, ho 3.000 chilometri, ma comunque sia, serve cambiare, come dicevo prima, il metodo. E ora comincio a mettere l'olio. W50, moto 5100, che dovrebbe essere un semisintetico. Questa è una parte molto divertente, diciamo che non potrà lasciare fino alla fine. Ok, ho messo 3 litri e mezzo circa, adesso vediamo se quando si assesta. Bisogna avere pazienza, perché sennò sembrerebbe che è tutto pieno dopo 2 litri. Spero di non aver messo troppo. Sono acceso, adesso lascio raffreddare un po', perché così cavo la stagnola sotto, metto via tutto il casino ed è fatta.